Nel 2005, Cagliari ha iniziato la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Inizialmente è stata avviata la raccolta della carta, della plastica, del vetro e delle lattine, posizionando i contenitori lungo le strade della città. Successivamente è partita in via sperimentale la raccolta dell'umido organico per le famiglie di quattro quartieri pilota: Pirri, Generugi, Quartiere Europeo e Mulino Becciu. Nel centro storico, i ristoranti e i bar hanno avuto a disposizione un contenitore per il vetro e per l'umido e tutte le attività commerciali hanno potuto depositare sul marciapiede gli imballaggi di cartone per il ritiro. In pochi anni, anche le attività commerciali del resto della città hanno potuto godere dello stesso servizio. Oggi tutti i cittadini hanno i contenitori specifici a pochi metri da casa propria. E se si vogliono disfare di un mobile, un elettrodomestico o altro materiale ingombrante, basta una telefonata per farlo ritirare gratuitamente. Dal 2011 tutti i rifiuti particolari destinati alle discariche a pagamento sono ora ritirati dalle isole ecologiche mobili che, posizionate in sei diversi luoghi della città, permettono di disfarsi di rifiuti inerti, olio da cucina, vernici, eccetera. Nel 2005 Cagliari non superava il 10% di raccolta differenziata. Negli anni successivi, con l'aumento dei contenitori e con l'impegno delle famiglie, si è raggiunto il 35%. Statisticamente è stato accertato che con la raccolta differenziata mediante i contenitori stradali, una città di dimensioni pari o superiori alla nostra riesce difficilmente a superare il 40% della raccolta differenziata. Al contrario, la raccolta con un sistema porta a porta permette di superare la barriera del 40% e raggiungere le percentuali previste dalla legge. Per esempio, la città di Salerno, con 138.000 abitanti, più o meno delle stesse dimensioni di Cagliari, due anni fa ha attivato la raccolta porta a porta e oggi ha raggiunto il 70% del reperimento. La città di San Francisco, articolata con case unifamiliari e grattacieli, dopo 5 anni dall'attivazione della raccolta porta a porta, differenzia il 75% dei rifiuti. Da qualche anno, anche numerose città e paesi dell'Interland cagliaritano sono passate al porta a porta con ottimi risultati. Il porta a porta per le famiglie e le attività commerciali di Cagliari è un cambiamento che potrà provocare dei disagi, specie nel primo periodo, costituendo però un vantaggio evidente e duraturo nel tempo, come i circa 3.000 parcheggi che verranno ricavati eliminando i contenitori stradali, con il netto miglioramento del decoro urbano e dell'igiene pubblica nelle strade cittadine. I cittadini saranno chiamati a una maggiore partecipazione, che in breve tempo farà raddoppiare la percentuale di raccolta differenziata, dimezzando così quella di raccolta indifferenziata, consentendo un risparmio di circa 3 milioni di euro. Il sistema porta a porta è molto semplice. Prevede la dotazione di sacchetti consegnati gratuitamente e un calendario per il conferimento che dovrà essere rispettato. Ogni famiglia utilizzerà i contenitori per la carta, la plastica, il vetro e le lattine e l'umido organico. I rifiuti dovranno essere accuratamente separati e, in base al calendario che indica quale rifiuto verrà ritirato quel giorno, si posizionerà il contenitore specifico lungo la strada. Chi abita in un condominio potrà svuotarlo nel bidone condominiale rispettando il calendario. La vigilanza ambientale verificherà che i rifiuti siano separati correttamente e, in caso contrario, scatteranno le sanzioni per il cattivo conferimento. Un opuscolo esplicativo indica quali rifiuti gettare negli specifici contenitori. Per la plastica, le bottiglie e i flaconi devono essere svuotati di eventuali liquidi. I rifiuti vengono trasportati e selezionati presso i centri di recupero, divisi per tipo, lavorati e triturati, diventando così materia prima per la produzione di nuovi oggetti in plastica. Anche per il vetro, la latta e le lattine devono essere svuotati da eventuali liquidi. Questi materiali vengono raccolti nei centri di recupero, separati manualmente e meccanicamente, e ridotti in dimensioni idonee ad essere imballati e inviati come materia prima per produrre nuove lattine e bottiglie in vetro.
Per il conferimento della carta e del cartone bisogna eliminare parti in plastica, imballaggi e qualsiasi oggetto non di carta. I rifiuti vengono trattati presso gli impianti di Macchiareddu, dove vengono triturati e ridotti in una mescola composta in prevalenza da una base acquosa. Il foglio di carta che si forma attraverso l'assorbimento graduale dell'acqua in eccesso viene confezionato in bobine grazie a un processo di essiccazione. La raccolta dell'umido organico avviene depositando i sacchetti biodegradabili contenenti gli scarti di cucina negli appositi contenitori consegnati alle famiglie. Dalla frazione umida si ottiene compost, concime organico, e dal processo di fermentazione il biogas, che contribuisce al fabbisogno energetico della centrale di compostaggio. Con la raccolta differenziata porta a porta si potrà raggiungere la percentuale richiesta dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione. Oltre che diminuire gli alberi abbattuti per la produzione della carta e del cartone, il consumo di energia nelle fasi di produzione del vetro, delle latte e delle lattine e ridurre il consumo di tante materie prime. Questo consentirà anche di evitare le multe previste per il mancato raggiungimento delle quote di differenziata del 70%. I rifiuti possono e devono diventare materia prima, utile per contribuire a preservare l'ambiente che viviamo e che vivranno i nostri figli e le generazioni future.